Oggi sulla Terra ci sono circa 7,4 miliardi di persone, persona più, persona meno, e oltre 200 milioni di cani. Allora, esattamente quando, come e perché i lupi dal buon cuore si sono uniti al nostro branco? E chi ha influenzato chi? Se sei un amante dei gatti o sei un amante dei cani, io naturalmente sono completamente neutrale. Qualunque cosa ti sieda sulle gambe, è evidente che le storie dei cani e degli esseri umani sono intrecciate, forse come in nessun'altra specie, ma capire dove e quando hanno avuto origine i cani domestici, la discussione è ancora controversa. Perché? Se curioso, allora ti invito a rimanere fino alla fine di questo filmato. Quello che scoprirai è sorprendente. Io sono Andrea e questo è il canale Rimani Curioso. E la risposta più semplice potrebbe essere che ogni continente ospita canidi selvatici, come i licaoni dell'Africa o i cani dell'Asia, ma grazie alla ricerca genetica sappiamo che i cani moderni non discendono da quelle specie locali. Tutti i cani domestici di oggi fanno risalire il loro DNA agli antichi lupi. Potresti aver sentito che i lupi e gli antichi umani cacciavano come compagni e che usavano il lavoro di squadra per abbattere prede più grandi. Questa è una bella storia, perché i branchi di lupi possono cacciare benissimo da soli e di solito non sono troppo inclini alla condivisione. Capaci di esercitare una pressione di circa un quintale con un morso e fiutare una preda a circa 2 km di distanza, questi formidabili predatori non avevano molta concorrenza. Proprio come gli umani, cacciatori e raccoglitori, vivevano e cacciavano in complessi gruppi sociali, costituiti da alcuni nuclei familiari, e usavano le loro abilità sociali per abbattere creature più grandi. Utilizzando queste tattiche di gruppo, operavano come efficaci e ostinati cacciatori, che non contavano di essere più veloci della preda, ma di seguirla fino a sfiancarla. Inoltre, i primi esseri umani tendevano a eliminare la maggior parte dei concorrenti carnivori. È molto probabile che gli esseri umani non abbiano adottato i cani, ma bensì i cani ci hanno adottato. Ma messi a confronto con la forza simile dei loro nuovi vicini, i lupi si trovavano ad un bivio. Per molti branchi, quei bipedi invasivi rappresentavano una seria minaccia al loro territorio. Ma per alcuni lupi, soprattutto quelli senza branco, i campi umani offrivano nuove opportunità. Qualsiasi lupo diventato mite che fosse stato tollerante nei confronti degli umani avrebbe potuto racimolare i nostri avanzi. Non avevano bisogno di noi, ma i nostri avanzi avrebbero potuto rendere loro la vita più facile. E mentre questi spazzini più miti sopravvivevano ai loro compagni più aggressivi, i loro tratti genetici venivano trasmessi, generando via via lupi sempre più mansueti nelle aree vicino agli umani. Oggi circa l'85% dei cani domestici sopravvive grazie ai nostri avanzi. Non importa quante volte diciamo loro vai via. Vi ricordo che un lupo addomesticato non è un cane e gli scienziati stanno ancora cercando di capire dove e quando quel cambiamento è avvenuto. Lo studio sui lupi viventi ci dice che la linea che ha portato ai nostri cani domestici oggi è estinta, ma possiamo ancora trovare le loro impronte nei genomi dei cani moderni, grazie ad un esame del DNA nei mitocondri, che ci dice che i cani si sono separati dai loro antenati lupi da qualche parte in Europa tra 19 e 32 mila anni fa. Ma interi genomi di dozzine di cani viventi collocano la divisione da qualche parte nell'Asia meridionale, circa 33 mila anni fa. E questo è difficile da stabilire perché i geni dei cani si sono mescolati così tanto. Nemmeno i fossili raccontano tutta la storia. Perché le ossa da sole non possono dirci quando quella cosa che sembrava un lupo iniziò a comportarsi come un cane. Ma la combinazione dei due fossili DNA potrebbe darci qualche suggerimento. Il DNA estratto da antichi fossili di cani ha suggerito una nuova storia. La divisione della domesticazione è avvenuta in due luoghi, almeno 12.000 anni fa. E poi, ad un certo punto i cani orientali seguirono le persone verso ovest e divennero gli antenati dominanti dei nostri compagni canini. I cani divennero utili pastori, tiratori di slitte e guardie contro i predatori e le tribù umane vicine.
e in caso di necessità avrebbero potuto fungere da scorta alimentare di emergenza. I cani probabilmente ci hanno salvato più volte di quanto possiamo immaginare e li stiamo ripagando. I cani oggi hanno accesso all'assicurazione, all'assistenza sanitaria e alcuni hanno addirittura più follower su Instagram di te e di me. Da uno stampo di lupo abbiamo creato circa 340 razze. Da uno stampo di lupo abbiamo creato circa 340 razze di cani. Cani bassi e tozzi per guidare le mandrie e morderle sui garretti. Cani lunghi con zampe corte per stanare tassi e volpi. Cani magri slanciati per le corse. E cani grossi e muscolosi per fare la guardia. Con la comparsa di associazioni cinofile e mostre canine nell'età vittoriana, questi tipi di cane furono standardizzati in razze e molte furono selezionate solo per il loro aspetto. Purtroppo, poiché tutte le razze sono frutto della selezione artificiosa, alcune sono più forti di altre. Molte di queste caratteristiche estetiche accompagnano problemi di salute congeniti, come la difficoltà di respirazione o la tendenza a problemi di schiena. Migliaia di anni di evoluzione può addirittura averci legato chimicamente. Non solo i cani capiscono il linguaggio del corpo e le nostre emozioni, ma quando cani e umani interagiscono, entrambi i corpi rilasciano ossitocina, un ormone comunemente associato con le sensazioni di amore e protezione. Potrebbe essere difficile immaginare come ogni pomerania, chihuahua e barbone possa discendere da fieri lupi, ed è rincuorante sapere che con il tempo necessario anche i rivali più pericolosi possono diventare i nostri amici più fedeli. Rimani curioso. Se ti è piaciuto questo filmato, ti chiedo di mettermi un bel like. Se invece ti piace il lavoro che faccio, ti chiedo di seguirmi. Grazie per essere giunto fin qua e ti auguro un buon tutto. Namaste!